Presidente, oggi le ruspe in azione per l'allungamento della pista dell'aeroporto, tra pochissimo il G7, sarà terminata l'opera per allora? No, è stato chiarito a sufficienza che l'intervento verrà concluso alla fine di gennaio, salvo che non debbano esserci magari rallentamenti dovuti al maltempo. Se dovessimo avere un inverno di gelo e di neve, qualche giorno in più servirà. È stato ampiamente spiegato che i lavori sono partiti esattamente quando li abbiamo fatto partire con la nostra inaugurazione del cantiere. Un lavoro del genere presuppone un lungo periodo che è stato poi effettuato, nel quale ci si concentra su attività preliminari, in particolare quella della ricerca degli ordigni bellici, la cosiddetta BOB, la bonifica dagli ordigni bellici, che è stata voluta anche sulla pista esistente. Non siamo noi ad aver fatto questa scelta. Il genio militare ha recentemente, proprio pochi giorni fa, finalmente dato il parere favorevole al collaudo, quindi rilasciato il benestare al collaudo di questa bonifica degli ordigni bellici, e quindi ora si può cominciare il lavoro, quello più visibile, quello che magari qualche cretino non vede e sul quale ci fa polemica sopra settimanalmente per parlare male di un aeroporto che, da quando ha smesso di governare una certa persona, ha quasi raddoppiato i passeggeri, ma viene descritto come fallimentare. Questa è una brutta propaganda che si continua a fare contro l'Abruzzo. Io spero che finisca una volta e per tutte e che la realtà dei fatti, che oggi tutti possono vedere perché si vedono, insomma, la movimentazione della terra, e tra un po' si vedrà anche stendere l'asfalto, servono 3 mesi di lavoro. Naturalmente questi lavori non impatteranno sul G7, l'aeroporto sarà pienamente funzionale per il G7, sono stati già fatti tutti i sopralluoghi di sicurezza dalle autorità competenti, è già tutto previsto e organizzato, anche il piano della sicurezza, che evidentemente sarà molto rigido perché un G7 purtroppo comporta misure di contenimento, di restrizione, che poi a volte producono qualche controindicazione, qualche effetto sul traffico, sulla restrizione alla mobilità e così via. Però Pescara si appresta a vivere un momento di grande protagonismo internazionale con il G7 previsto a fine ottobre. Il nostro aeroporto sarà il punto principale di approdo delle delegazioni che arriveranno da questi paesi. I lavori procedono regolarmente, non impatteranno né sulla funzionalità del G7 e impatteranno poco anche sulla funzionalità complessiva dell'aeroporto, perché il lavoro poi della pista, che comporterà qualche giorno di chiusura dello scalo, vengono concentrati nei giorni di minor traffico, evidentemente proprio per dare il minimo impatto possibile all'attività commerciale dell'aeroporto. Presidente, i lavori dell'allungamento della pista garantiranno un salto di qualità per l'aeroporto d'Abruzzo? Evidentemente sì, insomma, io ho fatto questo investimento, abbiamo creduto molto in questa opera proprio per questa ragione, perché consente all'aeroporto di Pescara di proporsi anche sul mercato intercontinentale, non semplicemente internazionale, ma diciamo di corto e medio raggio. In un'epoca in cui peraltro il governo italiano sta sviluppando politiche dedicate al turismo delle radici, quindi al rivolgersi a milioni di emigranti italiani e di loro discendenti che sono in tutto il mondo e che hanno dell'Italia, conservano un legame, una voglia di venire a conoscere il paese delle proprie origini, anche su questo, cioè, ci candidiamo ad intercettare anche questo segmento turistico che oggi ci vede di fatto esclusi, perché per arrivare, diciamo, da un volo molto distante verso l'Abruzzo bisogna atterrare a Roma o a Milano e aggiungere ore e ore di viaggio alle già lunghe ore che servono per spostarsi dall'altra parte del mondo. Comunque anche con la pista allungata, con l'aereo particolare, non sarebbe potuto arrivare. La voglio ricordare che una volta anche dall'Australia arrivavano tanti anni fa nel nostro aeroporto. Speriamo che torni. Ma con la pista allungata, grazie, con l'aereo particolare. Grazie.